Gli incidenti sul lavoro non accennano a diminuire. Quasi ogni giorno i nostri telegiornali raccontano di mortali e infortuni, soprattutto nei cantieri edili. Con le nostre telecamere abbiamo visitato alcuni cantieri in vari quartieri di Bologna. Ci siamo fatti accompagnare da Riccardo Amadori, ingegnere esperto in sicurezza, che ne ha analizzato le criticità. Il primo luogo visitato è la Bolognina, un film horror dal punto di vista dell'incolumità dei lavoratori. Primo elemento, gli abitanti della palazzina passeggiano tranquillamente fra i ponteggi. Abbiamo visto persone non autorizzate uscire dal cantiere, che chiaramente deve ricevere solo personale autorizzato e formato. Per di più il ponteggio risulta essere carente in certe sue parti, ad esempio il fermapiede in alcuni punti del ponteggio non è montato correttamente, il ponteggio non ha la messa a terra. Gli operai sono privi di protezione, parlano al telefono sui ponteggi incuranti del rischio. Il personale è completamente sprovvisto di dispositivi di protezione individuali, casco in primis. Per il nostro esperto è grave anche la presenza di materiale vario depositato sulle passerelle. Non puoi lasciare materiale in deposito, perché chiaramente ostacoli il passaggio delle persone, aumentando la probabilità quindi non solo di caduta, ma anche del fatto che qualcuno vada a manomettere. Ci spostiamo in zona Scandellara, altro contesto in cui le regole della sicurezza sono ignorate. Questo cantiere è pericoloso. Il nostro consulente concentra l'attenzione soprattutto sul pericolo di caduta dall'alto. Già il parapetto risulta non essere conforme. Ci sono svariati punti in cui la caduta sul vuoto è possibile. Ci sono svariati punti in cui le tavole fermapiede in certi punti non sono presenti, e poi ci sono chiaramente gli operai che non hanno il casco, non sono muniti di DPI. Altro grande cantiere residenziale, zona Fioravanti. Qui le cose sembrano apparentemente più regolari, se non per due elementi. Muratori senza casco e un incredibile deposito di materiale di risulta più simile a una discarica che ad altro. Occorre per forza necessariamente utilizzare DPI come il casco, cosa che in questo specifico cantiere non viene utilizzato. E poi occorrerebbe comunque prevedere anche cassoni o comunque elementi tali da poter raccogliere il materiale. Poi naturalmente ci sono tante altre situazioni in cui le criticità sono minori, non si rischia la vita, ma comunque sono passibili di sanzioni, come qui, quartiere Murri. C'è un bagno che è completamente immerso in mezzo a del materiale un po' accatastato, un po' sono proprio materiale di risulta derivato da delle demolizioni palesemente.